Se avete bisogno di crediti, EasyVault, link e codice coupon qui in descrizione. Salve ragazzi, bentornati e benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Ragazzi, siamo giunti allo squad builder numero 2. Questa volta andrò a mettere Puyol, poi arriverà uno squad su Lampard, poi su Overmars, poi su nessun altro. E se avete delle icon di cui vorreste vedere uno squad builder, icon swap possibilmente, commentate qui sotto ragazzi, qui sotto, semplicissimo, non perdete nemmeno tempo per scrivere, basta che mi scrivete tipo non lo so, Litmanen, bene, vi porto uno squad builder con Litmanen come punto focale. Questa volta Puyol 94 icon moment, e beh, è un'ibrida. Come ben sapete, cercherò di non sforare i 500.000 crediti. Ma se il video vi piace, vi piacerà o non vi piacerà, mi piace o non mi piace, a scelta vostra, iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina per non perdervi ogni nostro video. In descrizione link ai nostri social quali Facebook, Instagram e gruppo Telegram. Allora, questa volta parto da un modulo diverso, un modulo iniziale diverso, poi cambierò il modulo in game. Voglio specificare una cosa: se si parte ad esempio con 100 di intesa e poi a partita in corso si cambia modulo, l'intesa non viene intaccata, i giocatori rimangono a 9-10 di intesa e l'intesa generale rimane a 10. Volevo specificare questa cosa. Allora, andiamo già a inserire Puyol nella sua versione 94. In porta mi sono detto, beh, io voglio metterci un portiere Neuer. Se avete la versione flashback e io ce l'ho, allora mettete questa. Intanto a Puyol gli tagliamo il prezzo. Come difensore centrale c'è un bel Kimmich nella sua versione Man of the Match, ed è un alto in difesa, è un basso in attacco, ora non ricordo benissimo, andiamolo subito a vedere, mi faccio sempre confusione. È un basso in difesa e un alto in attacco, quindi no, assolutamente stra non consigliato. Allora, se avete fatto Boateng flashback, beh, inseritelo, perché è un mostro. Come terzino destro c'è un certo nuovo acquisto, ovvero Odriozola, e a me è piaciuto già nel Real Madrid, lo ripropongo anche qui. Come attaccante Dybala nella sua versione 89. Quindi avete capito, è una ibrida con la Bundes e con la Serie A. Come terzino, come esterno destro, Politano. Se me lo fa uscire però. Politano nella sua versione 87 che io ho. Se avete sbloccato la versione 89, mettete la versione 89. Anche se poi, se avete messo la versione 89, dovete fare uno scambio che vi dirò a breve, ragazzi, non vi preoccupate, a me Politano piace. A centrocampo io metto Dominguez del Bologna, ha una carta davvero interessante, il work rate alto alto, buono per un centrocampista centrale alto alto, e le stats generali sono interessanti. Non l'ho provato, però magari potrei pensare di provarlo. Qua vedete il prezzo di 828.000 crediti, ma dovete togliere il prezzo di queste due carte che avete già fatto. Quindi andiamo a togliere Boateng, andiamo a togliere Neuer. Dominguez costa un bel 250.000 crediti, ma diciamo che non è male. Come COC Lautaro Martinez nella sua versione 87, vabbè, poi se avete i crediti prendetelo a 92. Non l'ho provata, vorrei provarla la 92 sinceramente di Lautaro Martinez. L'87 è davvero interessante. Come altro COC adattato io vi dico Allan nella sua versione base, ma potete optare anche per la versione in forma o la versione Champions League Live, anche se ora come ora la Champions è ferma e quindi il prezzo sta inesorabilmente calando. Come esterno io metto Felipe Anderson del West Ham. Se avete questa versione, la versione 87, beh, male non fa. E come terzino sinistro, beh, potete mettere Alex Telles oppure potete mettere Alexandro. Alex Telles nella versione 86 ce l'ho, ma non l'ho mai provato sinceramente, ecco. Vabbè, vi consiglio un Alex Telles nella sua versione 86. Qui Felipe Anderson 87 io non ce l'ho, quindi
vi metto un Felipe Anderson nella sua versione base. Ma potete mettere tranquillamente anche un Insigne, se proprio non volete metterci un Felipe Anderson. Insigne nella sua versione in form, però poi dovete andare a togliere Alex Telles e mettere Alexandro. Alexandro anche nella sua versione 86, ma io vi consiglio la versione 85. Vi dicevo, se avete la versione 89 di Politano dovete fare uno scambio, cioè così, e mettere qui Politano 89. Non cambia quasi nulla, però anche qui a posto di Insigne potete mettere un Douglas Costa, se proprio non volete spendere troppi crediti. E poi come terzino sinistro potete mettere Alex Telles. Perché insisto su Alex Telles? Perché le sue stats sono, secondo me, favorevoli. 87, possiamo anche mettere la versione 87 di Alex Telles. Poi ovviamente se non avete Boateng potete mettere un altro difensore centrale. Ovviamente se non avete Neuer mettete la versione base di Neuer. Non è che dovete andare per forza a prendere la versione flashback, che ora non c'è più l'SVC. Poi abbiamo altre versioni di Neuer, ad esempio la versione 89, però a me già la base va più che bene. Poi come difensore centrale bisogna andare a prendere un difensore centrale che può essere della Bundesliga, magari un certo Alaba, anche se Alaba non ho avuto l'opportunità di provarlo, anche se l'ho comprato effettivamente ai Worldcrates buono. Oppure il classico Hernandez o Sule, che comunque non è bruttissimo Sule, ecco. O Hernandez o Sule, io vi dico Sule più perché mi piace la sua difesa 86, bella elevata. Poi gli mettiamo un'ombra e viaggia Sule, Sule viaggia. Il prezzo è superato, i 531.000 crediti sono superati. Però, diciamo, si può togliere Alex Telles 87 e mettere Alexandro. E abbiamo un prezzo inferiore. Ovviamente sono scelte anche estremamente soggettive. Perché dico Dominguez ed Allan? Perché ovviamente il modulo in game verrà cambiato. Io gli ci metto un 4-2-3-1-2 con Allan e, dove sta, Dominguez, CDC, come COC Dybala, in attacco il Toro Lautaro Martinez. La difesa invariata è centrocampo così composto da due mediani, secondo me di spessore, perché Allan è Allan. Dominguez è un po' un'incognita. Il COC validissimo, che è Dybala. Esterni Douglas Costa, anche se non mi convince particolarmente per il fisico, ma diciamo che può essere pungente sulla fascia. Politano, beh, vabbè, io Politano 87 mi piace come esterno, mi piace come ala. Poi c'è lo sfondatore, ovvero Martinez, che ha fisico, velocità, dribbling e tiro, quindi assolutamente una squadra ben bilanciata. Come tattica ovviamente io opto sempre per equilibrata, magari al COC lo facciamo avanzare un po' di più, facciamo alternare i centrocampisti, i CDC, una volta sale uno, una volta sale l'altro, in alternanza. Politano e Douglas Costa potremmo dargli la possibilità di avanzare sulla fascia per creare profondità sulla fascia, e dobbiamo stare attenti però ai terzini che non debbano salire in maniera estrema, ragazzi. Puyol non l'ho provato, ma secondo me è davvero interessante, anche se in molti dicono no, fa schifo così con la... Ragazzi, io dico che le icon swap sono da prendere in base al proprio modulo. Se abbiamo un modulo con i centrocampisti centrali, allora dobbiamo fare determinate scelte. Dipende dal nostro stile di gioco, ragazzi, che può essere differente in base, diciamo, alle nostre esperienze, a tutto quanto. Ma ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate di questa squadra, se vi piace o non vi piace. Commentate qui sotto con la prossima icon swap squad che vorreste vedere su questo canale. Iscrivetevi, hashtag NMF, così vi spo, vi saluta e vi ringrazio. Ciao belli.